Crocevia Mediterraneo è questo il tema di One Health Award 2023, l'evento internazionale organizzato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo del Molise Caporale, che per il secondo anno porterà a Teramo incontri e tavole rotonde per promuovere la salute unica nell'ottica di One Health, One Earth, una sola salute, un solo pianeta, la filosofia che unisce medicina umana, medicina veterinaria ed ecologia, diventata la parola d'ordine del nostro tempo segnato dalla pandemia e dalle continue minacce all'ecosistema. Il Mediterraneo è un crocevia, un incontro di popoli, religioni, culture, economie diverse, lo è sempre stato, ed è il paradigma di un ecosistema. In un ecosistema tutto deve stare in equilibrio. Quando l'equilibrio si rompe, non ne perde solo un fattore, ma tutto l'ecosistema va in tilt. Questo è un evento internazionale che ha come scopo far conoscere che cosa significa l'approccio One Health. Un approccio multidisciplinare che in istituto usiamo ormai da decenni e che si rivolge a una sanità, a una sanità di prevenzione, a una sanità delle popolazioni piuttosto che a quella individuale. Usa come metodo di base la interdisciplinarità, cioè il rapporto e il lavoro tra diverse personalità, tra diverse personalità che si occupano di campi diversi e che hanno come obiettivo quello appunto della prevenzione. Durante i 3 giorni, dal 13 al 15 ottobre, saranno tanti i punti di vista di scienziati, ricercatori, ma anche istituzioni, decisori politici. Saranno presenti, sì, scienziati e politici, divulgatori scientifici, giornalisti di primo piano. Purtroppo il ministro Tajani ci dice cioè ci ha detto che era presente, ma immagino che con quello che sta succedendo avrà dei problemi, probabilmente risolveremo con un collegamento. Anche la cosa vale anche per il ministro Schillaci.